Tashen, Warhol on Basquiat. Questo libro praticamente che cos'è? È un diario che ci racconta dell'incontro fra Jean-Michel Basquiat e il nostro Andy Warhol. Qua Basquiat proprio riassume con questo simpaticissimo disegno quello che è questo libro, perché in questo libro troviamo le Polaroid scattate da Andy Warhol e il diario, questa è l'introduzione, e il diario di quel periodo in cui i due si sono incontrati. Jean-Michel si faceva chiamare Samo all'inizio, questo ve lo faccio vedere perché la galleria che l'ha portato in Italia per la prima volta è di Modena, è quella di Mazzoli. E documenta, come dicevo, questo incontro, l'incontro fra due personalità artistiche. Come dire, eminenti e così particolari. È un diario perché, come potete vedere qua, ha proprio la struttura del diario, cioè la data, sono i primi anni 80 e lo stralcio del diario che stava tenendo Andy Warhol. Quindi il commento a queste giornate passate insieme è proprio preso insomma dal diario di Warhol ed è accompagnato dalle Polaroid e dalle fotografie che lui scattava durante questi periodi, questi incontri che possono essere, non so, si allenavano insieme, andavano a vedere una mostra insieme, quindi oltre a loro due, che sono senz'altro i protagonisti, perché poi i commenti sono anche molto legati alla personalità di Jean-Michel Basquiat, come lui si poneva, non so, con la mamma, con la fidanzata o con le varie incontri, con i personaggi che incontravano alle feste o alle prime delle gallerie, qua direi che Kittaring. Tutte queste foto, così, sono una testimonianza diretta di questa amicizia molto molto particolare, questa è Madonna, di questa amicizia particolare dove Andy Warhol commenta con la sua arguzia anche perché leggendo il libro in inglese, leggendo queste note di diario molto divertenti, a volte si vede proprio come lui fosse anche molto, molto divertente, questa è la mamma di Jean-Michel Basquiat, e, come fosse anche molto arguto nei suoi commenti e nel così cercare di definire la particolare personalità di Jean-Michel. Quindi si arriva proprio quasi anche alla fine, perché poi, come sappiamo, sono morti entrambi a poca distanza, uno giovanissimo e dopo Jean-Michel e prima il nostro Andy Warhol. Quindi un diario che documenta l'incontro fra due personalità artistiche così particolari che hanno caratterizzato i primi anni 80 del panorama artistico mondiale.